Oggi preparo con voi questi meravigliosi bocconcini di salmone in padella profumati al limone. Iniziamo. Allora, per prima cosa tagliamo a pezzetti piuttosto grossi, più o meno così, i filetti di salmone. Tagliati i filetti di salmone, mettiamo il pangrattato in un piatto, poi mettiamo la farina. Poi aggiungiamo un po' di buccia di limone, facendo attenzione a non grattugiare la parte bianca perché è amara. Mi raccomando, limone bio, lavato bene bene. A questo punto mescoliamo tutto. Ok, ed ora infariniamo i bocconcini di salmone. Ok, una volta infarinati tutti, in padella mettiamo il burro, poi aggiungiamo 2 spicchietti d'aglio, il rosmarino, facciamo sciogliere il burro ed una volta sciolto il burro facciamo dorare gli spicchietti d'aglio. Quando gli spicchietti saranno dorati li togliamo, togliamo anche il rosmarino, sistemiamo in padella i pezzetti di salmone facendo sì che tutti tocchino il fondo, per cui prendete una padella capiente. Ok, e li facciamo cuocere a fiamma alta 1 minuto per lato. Ecco qui, passato 1 minuto li giriamo, tutto il tempo per fargli fare la crosticina. Ok, ora subito subito regoliamo di sale. Ci mettiamo un po' di pepe, aggiungiamo il succo di limone, usate un pastino così i noccioli non vanno a finire in padella e a questo punto copriamo e a fiamma alta facciamo cuocere per 4-5 minuti. Passati 2 minuti li giriamo senza romperli per un'ultima volta ed ecco qui. Io direi che a questo punto, giusto un altro minuto e spegniamo. Ok, impiattiamo. Eccoci qua. Mettiamoci un po' di sughetto. Un po' di buccia di limone ed ora non mi resta che assaggiare con voi. Guardate qua, morbidissimi, cottura come piace a me. Bontà, fate questa ricetta assolutamente e fatemi sapere che cosa ne pensate tramite i commenti qui sotto. Se il video vi è piaciuto mettete un like, condividetelo. Se siete su YouTube cliccate qui sotto per iscrivervi al canale o qui sopra su Segui se siete su Facebook. Io vi saluto e vi auguro buon appetito!